Buonasera ragazzi, anche se in realtà dovrei dire buongiorno perché adesso che sto registrando sono le 10 di mattina e sono quasi 2 anni che non pubblico su questo canale, per un motivo o per un altro non ho avuto tempo, un po' mi era passata la voglia, le cose da dire, però era da un po' che stavo ripensando di fare qualche video, anche su Premiere Pro stavo smanettando un po' su alcuni video che magari vedrete ed eccoci qua, siamo tornati. Allora, questo video è molto semplice e sostanzialmente vi consiglierò 3 film che ho visto recentemente nell'ultimo mese e che mi sono piaciuti veramente tanto. E quindi magari se qualcuno di voi non sa che vedesse, magari non ha visto uno di questi 3 film, se lo spizza e poi magari nei commenti mi fa anche sapere se gli è piaciuto, se non gli è piaciuto, perché gli è piaciuto e perché eventualmente non gli è piaciuto. Quindi cominciamo. Allora, il primo film che vi consiglio è intitolato A Good Person ed è la storia di una ragazza che dopo un incidente d'auto si vede, diciamo, costretta a dover rivalutare le priorità della sua vita. È un film molto potente, diciamo, che a me è piaciuto particolarmente. Non lo considererei magari un capolavoro. Però è un film che a me personalmente alla fine ha emozionato e quindi vi consiglio di vederlo. Tra l'altro il regista è JD di Scrubs. Non so se avete visto Scrubs, in caso non l'avete visto e vi volete fare delle risate e al contempo riflettere sulla vita, vedetevelo perché è una serie stupenda. E come attore c'è anche Morgan Freeman e un'altra ragazza che è molto brava, che però sinceramente non avevo mai visto prima e non so chi sia, non mi ricordo neanche il suo nome. Comunque, se vi cercate il film la trovate, insomma. Il secondo film invece che vi vado a consigliare è un film molto famoso che però magari qualcuno non ha visto e nel caso non l'avete visto guardatelo perché è stupendo, veramente un capolavoro, è Into the Wild. L'ho rivisto dopo anni, forse un decennio, non mi ricordo quando l'avevo visto la prima volta, e 2 settimane fa insieme a mio padre ed è veramente un film, cioè è un stupendo. Ha avuto, anche quello alla fine proprio mi ha emozionato, mi veniva proprio da piangere, veramente un film bellissimo. Tra l'altro è una storia vera che parla di un ragazzo che mi sembra appena finito il liceo e sostanzialmente intraprende un viaggio al di fuori della società capitalistica, no? Siamo negli anni 90, 92, 93 e lui finisce il liceo e decide di abbandonare lo stile di vita americano per cercare qualcosa di nuovo e comincia così il suo viaggio nelle terre dell'America dove incontra persone, fa cose e ci sono tante riflessioni bellissime, mega, mega profonde. Tra l'altro in italiano è doppiato da Paura, quindi io l'ho rivisto in italiano ed è doppiato benissimo, quindi top. Questo film, ragazzi, se non l'avete visto, e veramente ve lo consiglio perché è un capolavoro, tra l'altro è un film molto famoso ed è anche una storia vera, quindi dagli forte. Invece l'ultimo film, speriamo di fare in tempo perché la GoPro è praticamente scarica, è questo qui, che ho trovato nella libreria di famiglia ed è un film veramente che mi è piaciuto tanto, ovvero Sweet 16. Non so se si vede, mi aveva colpito molto sia il titolo che l'immagine della copertina e quindi ho deciso di guardarmelo ed è veramente un film bello. Non è, come dire, cioè non ha riprese clamorose o niente di che, è un film abbastanza neorealista, lo definirei così, un po' pasoliniano, se vogliamo usare termini specifici e squattarcela un po'. E praticamente è la storia di questo ragazzo che vive in una cittadina scozzese devastata dalla disoccupazione e insieme all'amichetto suo cercano di costruire qualcosa in questo deserto che li circonda, no? Il protagonista si chiama Liam e lui vorrebbe avere una famiglia unita, calorosa, cosa che però non ha assolutamente. Ed è la storia, il suo viaggio di lui e il suo amico Flipper nelle strade della Scozia, di una cittadina scozzese, in cui appunto seguiremo il personaggio in tutte vicende. Non vi dico ovviamente
né come finisce né quello che succede, però è un film veramente bello che ha delle riprese molto, molto particolari e a mio avviso semplici ma potenti, cioè fa vedere proprio sia l'innocenza del bambino accompagnata poi da quello che può diventare in un contesto non innocente, no? E il regista, che tra l'altro è Ken Loach, che mio padre mi dice essere un regista super famoso, io personalmente non lo conosco e non ho visto roba sua tranne questo film qua, però mi ha detto che ha fatto anche altri film molto molto belli che vedrò e nel caso magari qui sul canale poi ve li consiglierò se mi saranno piaciuti o meno, però veramente tanta roba questo film. Sweet 16, un po' drammatico, un po' pesantuccio, però bello, bello, bello. E quindi niente, questi qui erano i tre film che vi consiglio per oggi. È bello essere tornato a fare un video, sono un po', devo dirlo, emozionato, comunque fa un po' strano di nuovo parlare alla telecamera, anche se in realtà neanche troppo, mi viene abbastanza naturale. E niente, se il video vi è piaciuto mi fa piacere e niente, dagli forte e ci vediamo con prossimi video che sicuramente arriveranno, perché adesso io il 21 luglio, quindi tra ben 20 giorni, finalmente mi laureo nella laurea triennale, concludo questo ciclo durato 5 anni e poi diciamo ho vari progetti un po' per il futuro, vedremo come andrà, io non mi faccio troppe pippe mentali perché sennò il mio cervello poi va in paranoia e devo fare questo, devo fare quello e non mi godo il momento poi presente, però sicuramente qualcosa di grande succederà e questo qualcosa di grande passo passo lo riporterò sul canale, spero di essere costante nei video, comunque di riuscire a tenere questo canale YouTube un po' come una sorta di video diario della mia vita e di quello che faccio, in cui magari poi riflettiamo insieme, cioè voi sarete sia testimoni che partecipi di questo viaggio e mi fa mega piacere, a me fare video mi piace un botto ed è una cosa che mi diverte fare e che mi occupa il tempo in maniera positiva e quindi niente, un bacione, vi auguro una buona giornata, belli, e dagli forte, bella!